Via. Buonasera a tutti, sono Domenico Corchiola, ingegnere informatico calabrese, sono qui per presentarvi quella che secondo noi sarà un'innovazione nel mondo dell'automotive. Ogni idea, ogni innovazione nasce un po' per caso, ma dalla rilevazione di quello che è un bisogno. Ci siamo resi conto, lavorando a stretto contatto con il mondo dell'automotive, che quello che manca... Avvicina un po' il microfono alla bocca, perché ti sento quello male. Che manca nel mondo dell'automotive da parte dell'utente finale è la fiducia. Quindi ci siamo posti una mission, diciamo, importante, quella di ricostruire la fiducia dell'utente digitalizzandola. Il team, so che di solito si presenta alla fine, ma è una presentazione un pochino anticonvenzionale, composto da me, come dicevo, ingegnere informatico, abbiamo due docenti universitari che si occupano di elettronica digitale, abbiamo due ethical hacker che si occupano di cyber security piuttosto che programmano e progettano qualsiasi cosa, abbiamo uno dei più bravi sviluppatori di applicazioni mobile. E in tutti questi ingegneri abbiamo anche una donna che ci coordina e si occupa della comunicazione, Linda Manica. Allora, la domanda è la seguente. Dovete comprare un veicolo, diciamo usato. Quale comprereste? Quello di destra o quello di sinistra? Fondamentalmente sono uguali ad una prima vista. Anzi, quello di sinistra costa anche di meno, scontato. Però, occhio ad un bollino che abbiamo sulla destra, ci torneremo. Vi do due numerini. In Italia sono stati venduti in più o meno piena pandemia circa 8 milioni di veicoli fra nuovi e usati, nel resto dell'Europa circa 145 milioni. C'è una tecnologia che abbiamo deciso di utilizzare per ricostruire questa fiducia nel mondo automotive ed è la tecnologia blockchain, che sappiamo benissimo essere per definizione questo registro condiviso è immutabile, cioè nessuno ci può mettere le mani dopo che è stato scritto. Car Wallet implementa la certificazione del veicolo mediante questa tecnologia già a disposizione di tutti. Che cosa certifica Car Wallet? Certifica l'acquisto e certifica la vendita. Certifica i chilometri e noi sappiamo che abbiamo perso fiducia per questa variabile che diciamo essere abbastanza nota come variabile modificata. Certifica i servizi finanziari e i servizi assicurativi, in particolare certifica gli incidenti che sono avvenuti su quel veicolo, certifica le manutenzioni, i cambi gomme, i tagliandi e come detto ogni cambio di stato associato a questo veicolo è immutabile. Quindi, se vogliamo, siamo riusciti a ricostruire un'informazione affidabile e certa. Abbiamo ricostruito la fiducia, perché adesso se ti rifaccio la domanda, quale veicolo scegli, quello di destra o quello di sinistra? Probabilmente per qualche soldo in più sceglieresti quello di destra. Ma la domanda che mi aspetto è chi certifica sulla blockchain? Bene. Gli stakeholder sono tanti, c'è casa madre che produce questi veicoli e approvvigiona quelli che sono i concessionari e i dealer, quindi nuovo e usato, che vendono i veicoli all'utente finale che a sua volta lo acquista o lo rivende, le officine, i service, i commisti, le agenzie finanziarie che finanziano l'acquisto del veicolo nella stragrande maggior parte dei casi, le compagnie assicurative che quindi certificano i sinistri, perché se tu compri un veicolo usato oggi non lo sai se quel veicolo è stato incidentato e poi riparato, e le compagnie di estensione di garanzia che certificano il verificarsi del guasto durante il periodo di garanzia. Quindi il veicolo diventa quello che noi amiamo definire un NFT dinamico, un non fungible token, che aumenta il suo patrimonio informativo ad ogni cambio stato. Ovviamente, avendo associato questa sorta di portafoglio, questa sorta di carta d'identità del veicolo, il veicolo in uno step successivo del progetto potrebbe essere tranquillamente riconosciuto tramite delle tecnologie che sono ancora in fase di sviluppo, per esempio dal distributore di benzina piuttosto che dalla colonnina di ricarica elettrica.
un servizio in espansione soprattutto. Finisci. Un servizio in espansione al nord è il servizio di case sharing, in cui tu prenoti la manutenzione quando puoi portare la tua auto anche di notte a fare la manutenzione. Decidi di venderlo, quindi viene automaticamente pubblicato sui portali piuttosto che quotato mediante i sistemi Infocar ed Eurotax. Potrebbe partecipare al car sharing. Allora, la roadmap che ci siamo posti, ci tengo a precisare che tutto quanto è stato sviluppato con le tasche e il lavoro di quel team che vi ho mostrato all'inizio, e in dicembre 2022 dovremmo arrivare al completamento del prototipo. Per dicembre 2023, l'anno successivo, la costruzione di quella che noi chiamiamo Certificator Network, cioè l'elenco di quelle, tutti quegli stakeholder che partecipano alla certificazione del veicolo. Non escludiamo in una fase finale la creazione di una mainnet proprietaria. Il business model è giusto per fare un esempio, perché non siamo degli economisti, come detto siamo solo degli ingegneri. Però è chiaro che nel momento in cui tu paghi vuoi la certificazione sul tuo veicolo, mi paghi una piccola gas fee, un obolo. Quindi supponiamo la metà di quei veicoli che vi ho mostrato nella sola Italia, per 4 transazioni annue, che sono il minimo, produce 16 milioni di transazioni, che ad un costo di 2,50 euro fa 40 milioni di fatturato. I costi di transazione, quindi della memorizzazione della singola transazione sulla blockchain, a noi costa 25-10 millesimi di dollaro. Il business model continua ridistribuendo parte dell'incasso a quelli che sono i nodi certificatori, o meglio, gli utenti certificatori. Quindi il 20% di 2,50 fa 50 centesimi, significa guadagnare 500 euro ogni 1.020, che non è tanto. Ti chiederei di chiudere, perché stiamo andando lunghissimi. Fine. Terzo e ultimo elemento del business model è: se il veicolo si avvicina a diventare un portafoglio viaggiante, una piccola gas fee su ogni transazione economica associata al veicolo. Scusate se siamo andati lunghi. Bene. Vorrei farti un paio di domande. Al di là del funzionamento della piattaforma tecnologica, c'è un riferimento preciso alla raccolta dei dati che verrebbero forniti da tutti gli attori della rosa che hai indicato. Questa è un'operazione molto laboriosa, ma anche molto costosa. Chi paga queste operazioni? L'utente finale. Ma l'acquirente o il venditore? Questo non l'ho ancora capito. Allora, non credo di non aver inteso. Qua si tratta, tu vai a fare il tagliando dal tuo meccanico, e il tuo meccanico spara un QR code e certifica che ti ha cambiato quei pezzi. Ok, d'accordo. E questo dato viene raccolto? E questo dato viene raccolto nella blockchain, tramite il nostro gateway, tramite la nostra piattaforma. Quindi non è un'acquisizione una tantum, è un'acquisizione contestuale, un'acquisizione che avviene ad ogni movimentazione. Però, ecco, non vorrei sbagliarmi, ma quando un meccanico, un certificatore, no, fa un'operazione del genere, questo presuppone una miriade di operazioni, una numerosità immensa di operazioni, cioè per ciascuna delle quali qualcuno deve pagare qualcosa. Io non parlo del meccanismo di certificazione blockchain, quello è un processo, non ci dice nulla di più sulla qualità del punto di origine. E mi chiedo, forse una domanda sciocca, però mi chiedo perché mai il meccanico che fa il tagliando, cosa gliene viene? Allora, grazie della domanda, ho raccolto il significato. Non sarà il meccanico a decidere di prendere i 50 centesimi per la transazione, non è quello che sarà il suo incipit a procedere, sarà l'utente a chiederglielo. Dice: io ti pago, ma tu mi fai anche questa certificazione, perché per me il veicolo alla fine della storia varrà di più, sarà il veicolo di destra, non più quello di sinistra. Quindi il successo dell'operazione è legato alla consapevolezza dell'utente, ovvero del cliente, il quale, con un moto collettivo fatto di una grande numerosità di persone, legittima di fatto.
questo però presupporrebbe anche degli investimenti cospicui di pubblicità, di promozione. Assolutamente sì. Avete già delle idee su questo? Allora, noi stiamo procedendo con una, chiamiamola così, metodologia top down, nel senso, come detto, interoperiamo già con molti stakeholder nell'ambito automotive, quindi da case madri, agenzie finanziarie che a loro volta hanno come clienti dealer, concessionari che sono a loro volta nostri clienti, quindi tenteremo un approccio a macchia di leopardo per quanto riguarda i certificatori, per quanto riguarda gli utenti saremo costretti a fare un'azione di marketing importante. Bene. Devo fare il cattivo, vi devo chiudere qui. Devo fare il cattivo e devo chiudere qui, siamo andati lunghi. Ok, grazie mille. Grazie a voi.